Buongiorno a tutti, sono con Luca Benedetti, Giuseppe Sinatra. E Giuseppe, dici dove siamo? Siamo nel Sangro, ma questa zona io personalmente non la conosco. Spiegaci un attimo. Allora, siamo precisamente nel Sangro, la zona è Scontrone, il fiume è a carattere torrentizio, popolato di tante trote. E speriamo che oggi ci faranno anche divertire. Siamo in Abruzzo, precisamente provincia dell'Aquila. Il permesso per pescare in queste acque ci vuole un tesserino segnapesca e la comune licenza di pesca. Abbiamo Luca Benedetti, nonché un noto garista del centro Italia e non. Oggi passeremo una giornata del tutto non agonistica. Anche da agonista posso parlare che ci sarà sempre il massimo rispetto sia per l'ambiente che per il pesce che vive nei nostri fiumi, nei nostri torrenti. E oggi affronteremo due tecniche di pesca, la pesca al tocco e la pesca allo spinning. Vediamo che qua il fiume è popolato di bellissime trote e giustamente sono tutti quanti pesci autoctoni, cioè nel senso non esistono i pesci di missione. E questo è un canalone a livello naturale. Immissioni non ce ne sono, quindi avremo a che fare con tutte trote con la T maiuscola. Bene. Allora, io partirei qua, su questa buca. Sì, come spot è molto bello, è interessante. Ci sono 5-6 battute molto molto buone, tra cui una grandissima. È una tipica situazione dove può uscire un pesce veramente grande. Quindi vediamo un attimino. Allora adopererò la veloce 10 metri e vediamo un attimino. Tu Luca, io pescherò con la Reality, la TRT Grizzly. È una canna molto affidabile, le condizioni dell'acqua come accennavamo prima sono ottime. È la tipica condizione dove può uscire veramente il pesce della vita. La condizione è veramente ottimale. Ascolta Peppe, ho visto che ha, diciamo, la parte sotto della pancia è molto giallognola. Sì, questo è proprio una caratteristica del pesce, pesce del Sangro. Allora, ci siamo spostati decisamente in uno spot un po' diverso, rimontiamo sempre il verme perché l'acqua è leggermente increspata e torbida e vediamo un attimino se si vogliono far tentare ancora queste ragazze. Vermi rigorosamente piccini, piccolini, dei pesci molto sospettosi e così riproviamo. Beppe, effettivamente con un giro di 15-20 minuti avete catturato 5 trote, quindi vuol dire che insomma il fiume vale la pena.
Sì, Robè, vale molto la pena, te l'ho detto, è un corso d'acqua che è un polmone di salmonidi inesauribile. Ricate nel Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi è totalmente alla piena tutela del pescatore. Quindi le trote stazionano, ce ne sono tante. Fai un movimento un po' particolare, cioè nel senso stai alzando l'esca per far sì... Sì, vedi Roberto, sto alzando l'esca e praticamente al pesce, vedi, ecco, arriva la tocca, vedi? Vedi? Il pesce sta mangiando, prende l'esca per terra, molto lentamente, che è un pesce di fiume, si può fare insidiare in un modo molto lento. Bene, proprio ho visto molto bene il movimento, è stato veramente una cosa entusiasmante. Al dire il vero, sembrano anche che queste trote sono molto, diciamo, attive. Sono molto attive. Sono attive grazie al flusso di barrea della diga, che praticamente permette al pesce di essere attive. Ecco, vedi? Un'altra bella sangrina. Luca, stai pescando con la nuova Reality modello 2021 10 metri, unico modello, una canna prettamente indirizzata per il pescatore. Dici le tue impressioni di questa canna. Allora Roberto, oggi come prima volta che ho provato questa canna mi sono trovato molto bene. La canna ha come impressione è molto affidabile. Una 10 metri, perciò la ritengo una canna ottima per la pesca alle selvatiche, per la pesca in torrente. E l'azione della canna com'è, Luca? L'azione della canna è una canna abbastanza rigida su tutto quanto il fusto, sottovetta e l'apicale, diciamo la parte superiore della canna, è un pochettino più morbida. Questo ci permette di avere una reazione molto pronta sul pesce, ma non infastidirlo nel momento che il pesce va a toccare la nostra esca. Ricordiamo che questa canna viene consegnata nuda ai negozi e ad affiancarla abbiamo oggi presentato il nostro nuovo Starter nella versione modello 3000. Sì, anche con il mulinello come altrettanto la canna mi sono trovato molto bene. È un mulinello versatile, abbiamo pescato stamattina con un filo anche di diametro generoso. Il fiume portava molta corrente, perciò si è dimostrato veramente un buon accessorio, diciamo. Certo. Sì, perché pescare nel torrente con tanta acqua, con tanta corrente, anche il mulinello logicamente deve essere appropriato alla situazione e alla condizione di acqua che troviamo. Devo dire che anche con questo mulinello mi sono trovato molto bene. Questo mulinello è disponibile nelle misure 2000 fino al modello 6000. In questo momento Luca sta pescando in una sessione di pesca molto complicata, come potete vedere c'è questo alberone che insomma gli crea un problema veramente fastidioso nel poter passare con la lenza dove lui in questo momento crede che ci sia quella trota, insomma, che possa fare la differenza. Ecco, quello che pensavo, è stato molto bravo a chiudere la canna, a cercare di salvaguardare anche il pesce e nello stesso tempo ad avere la sua soddisfazione di prendere la trota.
consigliamo per i mulinelli Smart 4K, TT Ice o il Green Power che ha usato oggi Luca. Sì, oggi abbiamo utilizzato questi tipi di fili, sono fili molto versatili, un filo assolutissimamente affidabile. Oggi abbiamo usato la versione leggermente più rigida dello Smart 4K, che sarebbe il Green. Il filo 4K è un filo estremamente morbido, elastico, mentre invece il Green è un filo leggermente più rigido, che ci permette di stare più pronti sulla ferrata. Praticamente quello che io consiglio è utilizzare il Green sul pesce selvatico, mentre invece per le competizioni e cose del genere possiamo utilizzare anche un filo come questo qua, perfetto. Per i nostri finali abbiamo utilizzato l'SLR 75 fluorocarbon, è un filo prodotto in Giappone, è un filo di altissima qualità. Abbiamo scelto di utilizzare un fluorocarbon perché con le trote è molto importante, essendo fluorocarbon non abbiamo l'abrasione dei loro denti sui nostri fili e inoltre abbiamo una percentuale di visibilità molto più bassa nell'acqua. Siamo arrivati stamattina che il pesce era più attivo, perciò ho deciso di pescare con un filo leggermente più spesso, con lo 0,17. Piano piano, andando avanti con la giornata, il pesce diventava più apatico e abbiamo deciso di mettere lo 0,15 fino ad arrivare poi allo 0,10. E comunque è un filo che mi permette, anche con bassissimi diametri, una garanzia e una certezza di salpare i nostri pesci. Scusate, lasciamo perdere un attimino le trote e guardate qua, questa è la mia mano, cosa c'è? La sessione di pesca è stata positiva, abbiamo preso moltissime trote, la stragrande maggioranza dei pesci che abbiamo catturati erano di taglia medio-piccola. E come dicevamo prima, il pesce che noi cerchiamo, il pesce della giornata, il pesce della vita, purtroppo ancora non è arrivato. No, ancora non è arrivato. Un pesce di taglia, sì. Diciamo, cerchiamo, come possiamo prenderlo, Luca? Allora, fino adesso abbiamo pescato con la deregolabile, pescando con una corona, con le 10 metri, pescando a passata nei punti dove il fiume tenta più a sfondare il letto del fiume. E nelle smorte a vedere se c'era qualche pesce in caccia. Purtroppo in caccia fuori dalle danne ci sono solamente pesci piccoli. Come ami stiamo utilizzando i katana, la serie che io ho scelto questa mattina sono i 1090 e i 1095. Il 1090 è un amo che prediligo per pescare con esche chiare, come può essere la gamola e il camano, mentre per l'innesco di vermi prediligo il 1095. E il 1095 è un amo che scelgo anche per la ricerca, perché è un amo molto simile al 1090, ma ha la punta leggermente più perforante. Un amo molto affidabile è l'H090 che utilizziamo in Club Azzurro nelle pescate no kill, perché è un amo senza ardiglione. Stamani avete pescato con la corona. Peppe, ci puoi spiegare la tecnica di questa piombatura? Allora, abbiamo adoperato una corona concentrata in punta, visto e considerato che il fiume portava molta acqua, quindi abbiamo sopperito a rimanere attaccati sul fondo. Luca, alla fine ti ho visto pescare con questa canna, Recast, sì. Butterfly, diciamo alla fine, dove tu hai preso anche una trota. Sì, alla fine, come dicevamo, il pesce era molto apatico, era molto fermo, mentre Giuseppe ha continuato a pescare con la canna al tocco, da torrente. Io ho deciso di stimolare qualche pesce con la canna da spinning. Con la canna da spinning ho utilizzato una Butterfly Super Light, come te dicevi, da 7 piedi e 2. È una canna molto, molto versatile, tant'è che ho fatto tre tecniche di pesca. Ho pescato sia a gomma, sia con il cucchiaio e alla fine mi ha regalato una bella trota con il minnow. Oggi abbiamo pescato sul Sangro
acqua libera, quindi ci ha regalato anche dei pesci nostrani. Purtroppo, ahimè, un pelettino, diciamo, di piccola taglia. Speriamo la prossima volta di trovare la nostra trota della giornata. Grazie Beppe, grazie Luca di questa meravigliosa giornata e ci vediamo la prossima volta. Saluti, ciao! Ciao! Ciao.